parte col destro. Che gol! Eccoci qui nell'intervista di fine primo tempo tra Mambo FC e Poroppo Piero Team. Siamo con Morra e Farina. E Farina, partiamo da Farina, supporter del Mambo, giusto? No, del sì, del Mambo, sì. Del Mambo, sì. Facciamo così. Farina, come sta giocando la tua squadra? Ricordiamo il punteggio 2-1. 3-1 per il Mambo. Bella del Panzer, vai. Panzer Gottardo. Com'è andato questo primo tempo? Bene, Gottardo lo vedo in forma, vuole vincere. Di ora in campo. Ma in forma a livello calcistico, non spero, non fisico. No, in forma calcistico. Fa abbastanza sorridere, simpaticamente. La squadra avversaria non ha il portiere. Quindi ho trovato questi culo, adesso Bova li purga. Attenzione, ancora. Attenzione, Bova, lo mettiamo questo nella telecronaca, anzi no. Fischierà un fallo probabilmente. Morra, invece dal lato tuo, come vedi questa tua squadra? Allora, stanno giocando bene, solo che vedo Tavassi troppo avanti. Fuori ruolo? Sì. Perfetto, complimenti per lei. Andiamo subito con la nostra spy cam da Carmine D'Abundo, infortunato di lusso di questo match. Complimenti per la spy cam. Purtroppo oggi un po' rimaneggiati senza il portiere, sì. Il junior talento che avete portato di solito, il capitano Rosario e il co-capitano, co-fondatore Carmine D'Abundo. Carmine, 3-1 il punteggio. Quando siete andati su 2-1 hai visto forse un barlume di speranza? Sì, non stiamo giocando malissimo. Ce l'hai ancora? Sì, sono fiducioso, non stiamo giocando malissimo. È una squadra un po' approssimativa, quindi sono meccanici nei movimenti, però stiamo giocando abbastanza bene. Avete appena subito il 4-1. Adesso non sono più fiducioso. Ancora Gottardo, poker del... Ho perso la fiducia in questo momento, però... Infatti migliore in campo faremo l'obesità in questa partita, perché Gottardo ha fatto 4 gol. Va bene, vado. Saluto meno che Gottardo, riprendiamo con la partita che ci siamo persi già un gol. Siamo qui nel post partita della sesta giornata Soccer Cup Girone A, sfida tra Mambo e Poroppo Piero. Siamo qui con i migliori dell'incontro, Angelone per il Mambo, migliore in campo MVP, e in rappresentanza della squadra Poroppo Piero, Carmine D'Abundo. Partiamo subito con Carmine. Carmine, sì. Eravate pieni di assenze, comunque senza un portiere di ruolo, tu che sei mezzo infortunato. Com'è andata questa partita? Infatti le cose le hai dette tu, eravamo piene di assenze, io, Rosario, altre persone, il portiere che non è potuto venire, diciamo chi ha giocato ha fatto il massimo, ma purtroppo loro sono stati bravi e hanno vinto meritatamente. Il parziale è pesante, 10-2, sì. Però da ricordare che nel primo tempo eravate... Primo tempo hanno detto 3-1, stavano lottando, potevano anche fare più gol la nostra squadra, però sono stati... Non sono stati cattivi sotto porta. Con portiere di ruolo e con, speriamo, il tuo ritorno, a cosa punta questo Poroppo Piero? Puntiamo ad arrivare alle fasi finali e lì ci giocheremo tutti. Perché poi sono partite singole, sì. Sappiamo benissimo che le partite vanno a giocare. Sono una storia sì. Una storia sì. Partita... Va bene, Carmine, vuoi dedicare niente questa, non questa MVP? No, saluto coloro che non sono potuti venire, quelli che ci hanno aiutato stasera e che sono venuti, e speriamo di venire sempre con la squadra titolare. Grande Carmine. Ciao, buona serata. Siamo qui con Angelone, MVP dell'incontro, gli diamo il buono nell'ottica Emerson, 20 euro per un paio di occhiali, il buono di Coiba Caffè via Merliani, prendi un aperitivo, un altro te lo regalano. Grazie. Per il bel Negroni e andiamo tutti forti a ballare a che parte. Angelone, tu non hai segnato, ma sappiamo benissimo che non hai fatto passare niente. Difesa. Si cerca così. Sì, si fa quel che si comunque vuole. Comunque hai giocato veramente bene. E cosa punti individualmente? Perché ti vedo un po' tenebroso, non vuoi far venire, ma tutti. Punti a qualcosa? Vabbè, io gioco per la squadra più che altro. Vabbè, sei sincero a questo punto, però stai facendo un'intervista. Vabbè, spero di vincere un premio individuale come miglior difensore. So che i diretti concorrenti sono abbastanza forti, l'ho visto giocare. Non sarà facile, però prima di tutto spero la vincita del torneo per la squadra. Poi ovviamente. Se viene quello,
se viene il premio per me sono però contento. Sono due o tre partite che tu e Tavassi state facendo davvero benissimo. Vabbè sì, io e Luca giochiamo da tanto tempo insieme anche e si vede. Ci troviamo molto bene, Luca gioca un po' meno la palla però dietro è molto più cattivo di me, io la gioco un po' di più, cerco di far girare la squadra anche partendo da dietro. Poi se viene il risultato, oggi è venuto. Poi ben venga un 10-2 senza neanche il bomber Brandi, che sì. Sono due giornate che è manca. Assente, infatti la scorsa abbiamo perso. Però siamo una squadra che secondo me può puntare... Che ci mette il cuore, sì. Che lotta. E può puntare anche alle fasi finali da protagonisti. Vuoi dedicare questo MVP? Scusate, la regia, la medaglia arriverà dopo, in questo momento siamo sprovvisti. La Angelone. Ho avuto due punti, dai. Comunque vuoi dedicare questo MVP a qualcuno? No, la dedico alla squadra che comunque... Giochiamo molto bene insieme, quindi se vengono risultati per me è grazie alla squadra. Benissimo, grazie Angelone, un saluto a Simone, Paolo e tutta l'SK. Ciao.